Grazie. A Rikanušek, che con la consueta chiarezza a cui ci abitua con i suoi interventi ci ha non solo insomma, detto che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, ma si è anche permesso di darci qualche auspicio, no, per il nostro sistema. Come avete capito, è arrivato intanto il ministro Carrozza, che noi ovviamente ringraziamo moltissimo per il suo intervento qui. Le siamo davvero molto grati, perché sappiamo che ha moltissimi impegni, il governo in questo momento, tutto il governo ha moltissimi impegni, per cui le siamo particolarmente grati, e siamo convinti che la sua presenza qui è anche ovviamente indice della grandissima attenzione che sta prestando al problema e alla questione della valutazione del sistema. Si fermerà con noi, mi ha detto, sino all'incirca alle 12.30, ovviamente il suo intervento lo prevediamo prima, per cui grazie Ministro. A questo punto quel signore lì non è Matthews, come avete capito, perché Peter Matthews purtroppo ieri sera non è riuscito a partire da Londra, non per forconi ma per nebbia, ci ha detto. Quindi siccome però ci aveva mandato la sua relazione, abbiamo pensato con Titi Oliva che fosse opportuno non privarci anche solo di una sintesi di quello che Peter oggi avrebbe voluto comunicarci rispetto al sistema inglese. Per cui ora Titi sostanzialmente fa una sintesi di quello che lui oggi ci avrebbe detto. Naturalmente non è facile e mi sono aiutato stamattina presto, si sente? Stamattina presto ho pensato, per darvi, non sapendo tutto quello che dietro alle slides poteva dire il nostro amico Matthews, ho fatto riferimento a dei documenti vecchi di 3L. Avevamo invitato nel 2003 il ministro inglese Morris, il ministro dell'istruzione, vi leggerò alcune sue affermazioni di quadro, e poi avevamo invitato 2 anni fa uno dei più alti dirigenti dell'Ofsted, dell'agenzia di ispettiva inglese, e vi leggerò qualche sua dichiarazione letterale. Quindi, anziché inventarmi, anche se è un po' più noioso, cercherò di leggere con partecipazione questi testi per darvi il quadro della situazione inglese, che è quello che ci interessa per il sistema educativo. La Morris in allora, il ministro, disse che stavano lavorando per un sistema educativo accountable, questa famosa parola che noi traduciamo con rendicontazione, render conto, eccetera. Vi leggo cosa ci disse allora. Accountability framework è il sistema per render conto dei risultati adottato nel Regno Unito. Abbiamo, diceva allora, un curriculum nazionale per gli alunni dai 5 ai 16 anni, sono stati approntati test nazionali per la valutazione a certe età, 7, 11, 16, il che significa che ciascun studente affronta lo stesso esame lo stesso giorno. Tali test sono poi resi pubblici, così che tutti hanno a disposizione i risultati di ogni singola scuola e di ogni singolo distretto. Ciò permette altresì di individuare le scuole che evidenziano risultati inferiori alla media per offrire loro un ulteriore supporto. Questa è l'idea non della punizione, ma del supporto a chi è in difficoltà. Il supporto aggiuntivo può essere o di risorse aggiuntive fino alla sostituzione del capo d'istituto e solo per casi veramente estremi fino alla chiusura della scuola, se la scuola dà pessimi risultati. L'elemento più importante che abbiamo aggiunto al sistema dell'accountability è l'introduzione di target, veri e propri obiettivi, traguardi da raggiungere. Abbiamo obiettivi nazionali in literacy, numeracy e competenze scientifiche. Nessuna scuola può quindi nascondere al governo o ai genitori o alle autorità locali eventuali risultati negativi. Il 1997 è stato un anno importante. Prima parlavamo in continuazione del denaro investito nel sistema educativo, ma non abbastanza parlavamo dei risultati che produceva. Negli ultimi 4 anni abbiamo invece adottato il sistema dell'accountability, concentrandoci sui risultati misurabili del rendimento di studenti e insegnanti. Il nostro obiettivo è di entrare a far parte del gruppo di nazioni
che evidenzia una modesta differenza tra scuole buone e cattive. Bisogna ridurla. Non c'è, per conto nostro e anche per l'OCSE, una necessaria incompatibilità tra ricerca dell'eccellenza e riduzione del divario dei risultati nelle scuole. Questo è quello che diceva la Morris allora. Vi leggo ancora una frase. Forse i politici parlano molto di strutture e di denaro e non abbastanza di pedagogia e didattica. Eppure, in tutta l'area pedagogica, gli insegnanti risultano i padroni assoluti. Sono loro ad avere la bacchetta di comando. E per quanto valido possa essere lo schema di riferimento, questo dell'accountability, la chiave di volta è rappresentata dalla qualità dell'insegnamento. Talvolta ho difficoltà a spiegare agli insegnanti che il curriculum nazionale, le prove di esame centralizzate attraverso i test, la determinazione di obiettivi, questi target, anziché privarli della loro autonomia professionale, consentiranno loro di usare appieno le loro capacità e di verificare che il loro intervento didattico sia corretto. Questo la amica Morris, il ministro Morris. L'amico Matthews, che avevamo già invitato anni fa in Italia, peccato che non sia qua perché era molto più brillante e vivace di me, ci ha dato queste slides che noi abbiamo tradotto, che scorro velocemente. La valutazione delle scuole degli insegnanti e degli esiti di apprendimento degli studenti nel Regno Unito. Il contesto. L'Inghilterra non è l'Italia. Leggendo la colonna di sinistra, elevata autonomia delle scuole, forte differenziazione delle retribuzioni degli insegnanti, insegnanti dipendenti delle scuole, sono assunti dalle scuole, forte obbligo di render conto per gli insegnanti e le scuole, i capi di istituto devono guidare la didattica. L'autonomia significa che le scuole scelgono, assumono, pagano, formano, valutano i capi di istituto e tutto il personale. Pagano tutti i costi per l'insegnamento, gli edifici, l'amministrazione, l'energia e le tasse di esame. Sono pienamente responsabili per quello che fanno e per come lo fanno. In particolare sono responsabili per i propri risultati. Quando si dice la scuola, chi è la scuola? È il board dei governors, come li chiamano loro, e il preside. Fondamentalmente il preside ha un peso enorme, ma anche i governors, che sono una specie di consiglio di amministrazione, per intenderci, non troppo numeroso, non pletorico, a seconda delle dimensioni delle scuole variano da 5 a 10, e sono formati anche questi governors, fanno dei corsi particolari per fare meglio il loro mestiere. Le aree che anche l'OCSE individua nel quadro di riferimento sono valutazione, le aree del controllo di un sistema di valutazione sono, come è noto, la valutazione degli studenti, le ispezioni, l'autovalutazione di ogni scuola e la valutazione degli insegnanti e delle performance. La tendenza internazionale, la valutazione dei processi educativi dei sistemi scolastici è in espansione. Questo ce lo dirà meglio Schleicher, che ha una visione generale. Comunque i dati quantitativi sono sempre più utilizzati a scopi formativi degli insegnanti e dei capi di istituto. La valutazione degli studenti in Inghilterra, c'è il National Curriculum, ci sono i livelli attesi in relazione all'età, quei target che abbiamo detto, la valutazione da parte degli insegnanti, i test nazionali e gli esami finali, così come i nostri. La valutazione, i risultati sono pubblici, questo è un punto molto importante. La pubblicazione annuale dei dati relativi ai test e agli esami sono pubblici per ogni scuola. Indicatori nazionali ci sono su performance e tendenze e le scuole si confrontano a questi indicatori nazionali e ci sono dati dei divari nelle prestazioni dei diversi gruppi di studenti e anche dati finanziari, cioè sui costi delle scuole, dei loro bilanci. L'autovalutazione della singola scuola è considerata fondamentale comunque, basata sugli stessi criteri usata dagli ispettori che vengono a fare le ispezioni, cioè sia le scuole fanno l'autovalutazione e gli ispettori che vengono a fare la valutazione all'esterno usano gli stessi criteri.
identifica le priorità per il proprio miglioramento, coinvolge tutti, include in ogni caso la valutazione che la scuola fa della qualità dell'insegnamento e dei progressi e dei risultati degli alunni. La valutazione degli insegnanti è stata introdotta 15 anni fa, basata su obiettivi concordati di anno in anno col preside. Lì non c'è scritto, ma è quello la vera discussione tra insegnante e preside, con finalità di miglioramento collegate allo sviluppo individuale di carriera di scuola. Questa è la retribuzione degli insegnanti, come vedrete questa retribuzione è molto più elevata della nostra. Attenzione, quando si fanno i confronti bisogna tenere conto del costo della vita di ogni paese e quindi bisogna fare la trasformazione in PPA. Questi sono stipendi lordi inglesi che poi hanno naturalmente un taglio del 30-40% di tasse anche loro. Comunque, mentre il nostro costo di un insegnante globale è dell'ordine dei 20-30 mila euro, non abbiamo dato al Ministro queste slides, mi spiace, è gentile, grazie. Allora, qua viene fuori che hanno un livello salariale di base da 22 a 32 mila sterline. Dopo 5 anni e non prima possono chiedere di avanzare. Lo chiedono al preside e discutono col preside. Il livello salariale superiore passa da 34 a 37, quindi con un aumento significativo rispetto a quello di base. Il livello salariale ulteriore per docenti, coordinatori o che hanno compiti specifici oltre all'insegnamento passa addirittura da 37 a 57. Attenzione su questo. Scusate. Vi voglio dire due dati che volevo discutere ieri sera con Matthews, sono riuscito a parlargli a telefono stamattina e ve li do, perché sono molto importanti. Questi insegnanti sono pagati comunque, anche se si fa il PPA, meglio dei nostri, decisamente. Attenzione, sono 450.000 insegnanti più 200.000 teacher assistant, che non ho la possibilità di spiegarvi esattamente cosa fanno, perché volevo chiederlo a lui quando veniva. I teacher assistant guadagnano la metà degli insegnanti, quindi hanno due categorie di, chiamiamoli, insegnanti. Noi abbiamo 630.000 insegnanti, più 100.000 circa precari annuali, più 100.000 circa insegnanti di sostegno. Da quello che ho capito velocemente a telefono, per cui prendetelo come un'approssimazione globale, ma che mi sembra importante, i loro assistant teacher svolgono anche funzioni tipo quella di seguire gli studenti con difficoltà, eccetera. Ma non sono preciso su questo, l'ho capito al volo e non vorrei... Prendetela con quel tanto di ambiguità con cui ve lo dico. La sostanza però è questa, che in tutti e due i paesi, Inghilterra intesa come England e non la Scozia, abbiamo lo stesso numero di studenti, 7-8 milioni di studenti. Allora, noi abbiamo un numero di insegnanti enormemente più alto di loro. Loro ne hanno meno e li pagano molto meglio. E quindi questo ognuno poi tira il giudizio che vuole, se facciamo bene noi o fanno male loro, non lo so. Io vi do i dati, ecco. Noi abbiamo lo stesso numero di studenti, ma loro hanno un insegnante, per ogni insegnante hanno una media di 17 studenti. Noi abbiamo una media di 11 studenti nella primaria e dopo gli ultimi tagli abbiamo 13-14 nella secondaria. Parlo dopo i tagli del governo precedente, per intenderci. Questi sono calcoli che sono stati fatti con molta precisione. Quindi, in conclusione, cosa è meglio?
averne meno e pagarli meglio o averne tanti e dar più lavoro e pagarli peggio? La valutazione è politica, io non ci entro perché non sta a me, anche se ho le mie opinioni. Le procedure di valutazione sono che le autorità della singola scuola, ecco questo è molto importante, per giudicare gli insegnanti e migliorare il loro stipendio, cosa che è decisa dalla scuola, fondamentalmente dal preside, col controllo del board, dei governors, del consiglio di amministrazione, ogni scuola deve avere scritti e predefiniti per la valutazione annuale, deve avere criteri scritti per la valutazione annuale del capo d'istituto e di tutto il personale. Cioè tutti gli insegnanti sanno quali sono i criteri con cui sono valutati. Gli insegnanti devono essere informati degli standard su cui sarà valutata la loro performance. E c'è un teacher standard predefinito che in Italia manca ancora, non c'è un profilo degli insegnanti codificato. Questo insegnante riceve una valutazione delle proprie performance ogni anno. Lei discute col preside che stabilisce nuovi obiettivi concordati con gli insegnanti e c'è quindi una valutazione che è fatalmente soggettiva, fatta dal preside e confermata poi dal board. Quindi come funziona? Il board valuta il capo d'istituto decide chi sarà a valutare il rimanente personale o lui stesso, mi hanno spiegato, gli obiettivi sono concordati, vi è un'osservazione delle pratiche professionali in classe, osservazione in classe e degli altri compiti svolti durante l'anno, accompagnata da un feedback propositivo di volta in volta. Insomma, il punto chiave loro è che gli insegnanti hanno bisogno di feedback, non possono essere lasciati soli a fare il loro mestiere. Se c'è un bravo preside, il feedback sarà formidabile, se c'è un preside pessimo, evidentemente sarà molto pericoloso. Ma questa è la sfida che loro hanno accettato. Concludo. Perché è importante la valutazione degli insegnanti? La qualità di un sistema scolastico non può essere migliore di quella dei suoi insegnanti. Il solo modo per migliorare i risultati consiste nel migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento. Questa è la chiusa della sua relazione. Scusate se sono stato un po' noioso, ma ho fatto fatica a cercare di sostituire una persona che avrebbe dovuto essere qui al posto mio. Ah no, non ho detto una cosa importante, scusate. L'Ofsted. Questo è molto importante. L'Inghilterra ha il più importante servizio di ispezioni d'Europa, da quel che abbiamo capito. È venuto qui a illustrarlo il Tim Key 2 anni fa, direttore della divisione dell'Ofsted, direttore della ricerca della divisione dell'Ofsted. Vi leggo cosa ci ha detto. I test nazionali sono decisi da un'agenzia indipendente, la Qualification Curriculum Authority, che ha un costo annuale, questo è un dato che mi interessa che il Ministro si renda conto di quanto investono in questo sistema di accountability, che è fatto di test e di ispezioni e di stipendi agli insegnanti. Allora, i test costano 200 milioni di euro all'anno. I dati comparativi hanno consentito per la prima volta ai genitori e alle scuole di confrontare i risultati aggregati delle singole scuole con quelli di altre scuole a livello nazionale. Si è anche rilevata una variazione notevole nei risultati all'interno delle singole scuole. Alcuni studenti o gruppi di studenti evidenziano risultati assai migliori di altri. Ci sono questi obiettivi nazionali, i targets che diceva il ministro Morris, che vengono valutati da un'agenzia esterna nei momenti chiave con quei test e ancora una volta la stampa tende a sottolineare la pressione che viene esercitata sugli studenti, le loro scuole e i loro insegnanti e frequenti sono le lamentele degli insegnanti preoccupati di dover insegnare per test. È una delle critiche più importanti che si fa a questo metodo. Più che garantire agli studenti un'ampia e coinvolgente esperienza. È un argomento di dibattito noto, ci sono i favorevoli e quelli meno, eccetera, eccetera.
il decentramento. Negli anni 90 è stata riallocata la responsabilità del potere della gestione delle scuole, staccandola dalle autorità locali, le autorità educative locali, tipo i nostri provveditorati, diciamo, e attribuendola ai capi d'istituto e agli amministratori delle singole scuole. Questa è la grande scelta radicale che hanno fatto in quel paese. L'accountability per l'ispezione ha contribuito all'avvio di un sistema ispettivo che implica l'adozione del curriculum nazionale, l'organizzazione della valutazione nei momenti chiave, il decentramento a livello della scuola e la possibilità per i genitori di scegliere dove mandare a scuola i loro figli e quindi la necessità di disporre di informazioni sulle performance delle scuole, che come ho detto sono pubblici. Queste ispezioni fanno un rapporto è messo sul sito della scuola, sul sito del Ministero, eccetera, eccetera. L'Ofsted è un ente governativo autonomo, non fa parte del Ministero dell'Educazione, anche se poi il suo capo è poi fatalmente nominato dal Ministro dell'Educazione, ma riferisce addirittura al Parlamento, fa un rapporto nazionale e riferisce al Parlamento. L'ispezione delle scuole, gli obiettivi sono fornire una valutazione esterna e indipendente, promuovere una cultura mirata a una rigorosa autovalutazione e al miglioramento della qualità della scuola, informare i genitori, contribuire al miglioramento individuando i punti forti e i punti deboli e dare indicazioni al governo sulla base dei dati emersi dalle ispezioni. Le scuole sono giudicate in base a 4 livelli. Ci sono le scuole inserite nel livello ottimo, le scuole inserite nel livello buono, le scuole inserite nel livello sufficiente e le scuole nel livello insufficiente. Sul livello insufficiente si concentrano le ispezioni dell'OCSE. L'OCSE tende non tanto a premiare quanto a aiutare quelli che sono in difficoltà. Quindi sapere quali sono le scuole deboli fa orientare bene gli investimenti verso quelle scuole deboli. Le visitano ogni 3 anni al momento, o 3 o 5 a seconda, e l'autovalutazione della scuola che si prepara alla visita è comunque fondamentale. C'è un dibattito tra gli ispettori che vanno e la scuola fatto di incontri tra loro. Peraltro è importante sottolineare che essi riferiscono sulla qualità dell'insegnamento e non sulle performance dei singoli insegnanti. Cioè l'Ofsted non fa analisi sulla qualità dei singoli insegnanti, guarda i dati, discute con i presidi, discute con gli insegnanti, anche con le famiglie e gli studenti quando vanno nelle scuole, ma non fanno un'analisi, lavorano per dati aggregati e danno consigli di fondo. Fanno un rapporto, poi ci tornano 3 o 4 anni dopo per vedere se la scuola è migliorata o no. E ripeto, anche per risparmiare soldi, hanno ridotto la spesa concentrandosi soprattutto sulle scuole deboli. Ecco, ho finito e vi ringrazio. Bene, grazie anche a Titti Oliva. E ora darei subito la parola ad Andrea Schleicher, che a questo punto ci fa un po' il quadro di carattere generale, no? Dei vari sistemi scolastici, a che punto siamo e soprattutto dove stiamo andando. Grazie. I want to start first of all with a positive note. Rick Hanoschett explained to you quite correctly that both Italy and the United States. Sia l'Italia che gli Stati Uniti sono al di sotto della media OCSE. Questo è corretto, assolutamente corretto. Però quello che non è stato detto è che l'Italia è migliorata moltissimo, mentre invece gli Stati Uniti sono rimasti più o meno allo stesso livello. Se guardiamo 10 anni fa, l'Italia era molto peggio degli Stati Uniti. Invece adesso è sulla buona strada, diciamo, più o meno. E vorrei dire qualcosa a proposito della valutazione. Bene, ho considerato l'edizione 2003 della valutazione dell'istruzione e non c'era niente che riguardasse l'Italia. Non c'erano test, non c'erano sistemi di valutazione, di autovalutazione, valutazione degli istituti scolastici, eccetera. Invece oggi vediamo che l'Italia ha un sistema abbastanza cospicuo di valutazione, c'è il sistema dei test, ha molti
molti degli strumenti previsti per migliorare appunto la didattica. Quindi penso che questa è la buona notizia, siamo diciamo sulla strada giusta, però c'è molto molto di più da fare, la valutazione chiaramente è un elemento chiave. Bene, vorrei dire qualcosa che ritengo essere molto importante, tutti si aspettano sempre di più dall'istruzione, in particolare queste aspettative crescono molto più della qualità per le conseguenze appunto dell'istruzione che stanno diventando sempre più pronunciate e anche i vantaggi di una buona istruzione sono evidenti, influiscono sulla l'equità, sull'efficacia, sulla qualità e possiamo dire che l'Italia ha ridotto la spesa per l'istruzione però ha migliorato gli esiti, quindi il gap in termini di efficienza si sta riducendo e questo è uno sviluppo molto importante, ma c'è ancora molto da fare. Se andiamo a guardare i dati finanziari, l'Italia spende di più rispetto ai paesi che sono nella media e diciamo paga gli insegnanti di meno, però chiede molto più lavoro e quindi questo per migliorare l'efficienza e l'efficacia. Però nel complesso c'è un problema di grande, di maggiore autonomia degli istituti scolastici. Allora si parla molto dell'autonomia, vorrei mostrarvi alcuni dati che risalgono alla nostra ultima valutazione PISA. Se non avete una cultura forte della valutazione, della standardizzazione, cioè sapere cosa esattamente fa ognuno, bene, allora l'autonomia scolastica vi rema contro. Quelle scuole che hanno molta autonomia ma che non rientrano in un quadro ben preciso possono finire per avere un rendimento inferiore rispetto a quelli che hanno una minore autonomia. Però se c'è una forte cultura di trasparenza, valutazione, di standardizzazione, di obiettivi standardizzabili, allora vi rendete conto che l'autonomia scolastica va a vostro favore. Quindi il successo è fatto dalla responsabilità a tutti i livelli, ma anche standardizzazione e coerenza all'interno di tutto il sistema. E invece a livello più controverso potete vedere la stessa cosa anche di quello che si fa poi dei risultati di questa valutazione. Di nuovo torniamo ai dati PISA. I sistemi scolastici che non pubblicano i propri dati e le scuole non sanno cosa stanno facendo le altre scuole all'interno dello stesso sistema, bene, l'autonomia scolastica vi rema contro queste scuole. Però se invece si mette appunto un quadro trasparente dove ogni istituto scolastico sa cosa fanno gli altri, ogni diciamo gruppo di interesse sa cosa fanno gli altri, l'autonomia scolastica è a vostro favore. E quindi questo per dimostrarvi che c'è bisogno di una cultura forte della qualità, della valutazione. Poi la tecnologia che aiuta la valutazione oggi rispetto al passato, può ridurre il gap tra diciamo quando viene effettuata la valutazione e quando viene dato il feedback. Quindi se chiaramente i tempi sono lunghi, questo feedback non ha più importanza perché le situazioni finiscono per essere superate. E poi ci si deve affidare molto su un processo decisionale che si basi sulle evidenze, sui dati, sulle prove. Quindi utilizzare questi dati della valutazione. Allora qui avete in blu dove si trova il sistema di istruzione e l'Italia è ancora un po' indietro, però in giallo avete la situazione nel 2003, vedete che stiamo diventando sempre più dipendenti da questi dati che dimostrano che molte scuole fanno progressi e utilizzano i dati del feedback in maniera più efficace per creare la cultura della qualità e della valutazione. Quindi ecco perché diciamo questo programma è così importante.
A questo punto andiamo a vedere qual è la prospettiva, il punto di vista degli insegnanti. Abbiamo il 20% di nuovi insegnanti che non hanno mai ricevuto il feedback né da fonti interne né da fonti esterne, quindi non sanno nulla. E se consideriamo l'Italia, il 60% dei nuovi assunti non hanno mai avuto una valutazione, quindi giorno dopo giorno non hanno la possibilità di migliorare in base a questo feedback della valutazione. Quindi qua potete vedere che non c'è feedback da parte di ogni singolo ente esterno coinvolto nella valutazione e pochissimi sono, diciamo, gli insegnanti che ottengono il feedback dai loro colleghi che insegnano nella stessa scuola. Immaginate appunto professori che lavorano nello stesso ambiente, nello stesso contesto, però lavorano isolati gli uni dagli altri. Quindi questo non fa parte della cultura della valutazione, non ha niente a che vedere col test, ma semplicemente non si rendono conto questi insegnanti dove possono migliorare. Abbiamo analizzato questo in maniera molto approfondita, in particolare bisogna rivedere attentamente la cultura della qualità. Abbiamo sintetizzato tutto questo per una migliore conoscenza. Quindi non vogliamo semplicemente condividere qualche dato con voi, ma analizzarli in maniera approfondita per creare una cultura della valutazione, vedere quali sono i processi e i sistemi disponibili in ciascuno Stato. Poi analizziamo le classi, cioè la didattica in classe. La qualità di un sistema educativo non può fare a meno di analizzare qual è la qualità della didattica in classe. Però bisogna anche andare a vedere altri elementi. La scuola va considerata come una rete e qui i dati PISA vi dicono che siete per esempio dalla parte in rosso. La parte in rosso è la variabilità tra un istituto scolastico e l'altro e vedete che è grossa questa variabilità in Italia. Circa il 50% delle differenze di qualità dipendono da differenze tra un istituto scolastico e l'altro. Quindi valutando le scuole c'è molto da guadagnare, però poi bisogna cercare di risolvere questa variabilità dei dati da un istituto scolastico all'altro. Invece in Finlandia non ci si preoccupa di questo perché tutte le scuole sono allo stesso livello e solo il 5%, cioè su una variazione solo del 5% da un istituto scolastico all'altro. Invece nel caso dell'Italia c'è una grossa variabilità da un istituto all'altro. E qui, però questo non è abbastanza per capire quali sono le scuole che vanno meglio o quelle che vanno peggio. Bisogna anche considerare quello che è il rendimento, la didattica di ogni singolo insegnante. Il quadro è chiaro, però può essere difficile individuare il problema. Però poi bisogna considerare il sistema, cioè cerchiamo di vedere come il sistema nel suo insieme funziona e, diciamo, aiuta a creare questa cultura della valutazione. Quindi quando ho parlato di valutazione, bene, parlo di un approccio a più livelli, a più gradi. Quindi è un approccio che deve coinvolgere la scuola, la classe, il sistema, le regioni, tutto in una integrazione utilizzando vari sistemi. Si usa a livello scolastico di nazione un test, in classe invece bisogna considerare gli insegnanti e quindi c'è bisogno di un livello discrezionale maggiore. Quindi alla fine della fiera bisogna cercare di mettere insieme tutti questi pezzi e vedere come ciascuno può funzionare meglio. Vediamo qual è lo scopo della valutazione. Ci sono due idee conflittuali. Uno è il miglioramento, cioè si vuole utilizzare la valutazione per migliorare il rendimento degli insegnanti, ma per farlo bisogna anche assicurare un feedback, perché semplicemente la valutazione senza che poi gli insegnanti sappiano quali sono le conseguenze di questa valutazione in termini di sviluppo di carriera, di avanzamento di carriera, non ha senso, perché è facile dire bene, siamo arrivati a questo punto, però è più difficile vedere poi come migliorare. Poi c'è l'accountability, la rendicontabilità, cioè bisogna essere molto chiari su quelle che sono le conseguenze e uno dei grossi problemi di tutti i sistemi di valutazione è che non si concentra su questo aspetto, cominciano i pettegolezzi e tutti si preoccupano appunto delle conseguenze
forse però senza vedere, sentire questa responsabilità della rendicontabilità. Invece bisogna essere chiari su poi come verranno utilizzati i risultati della valutazione, bisogna essere trasparenti, aperti su questo, però di nuovo bisogna cercare di conciliare questi due aspetti per fare in modo che la rendicontabilità non vada a scapito del miglioramento e viceversa. E vari stati fanno leva più su uno o sull'altro, in particolare nella valutazione degli insegnanti. Se volete che gli insegnanti siano onesti su quelli che sono i loro problematiche o i punti dove possono andare a migliorare, allora bisogna in qualche modo metterli a proprio agio, il contesto deve metterli a proprio agio, e anche per fare in modo che il comportamento nei confronti della valutazione da parte degli insegnanti muti, cambi. Quindi bisogna cercare di trovare l'equilibrio tra migliorare la qualità da un lato e la rendicontabilità dall'altro, quindi trovare questo equilibrio sempre per il bene del sistema. Andiamo a considerare lo scopo, perché si fa questo. La valutazione non è semplicemente fare una fotografia, ma diciamo utilizzare degli strumenti giusti, e quindi si basa su processi, cioè come si fa la valutazione, come avviene. Allora, come si stabiliscono i criteri e gli standard? Questo è un interrogativo molto molto importante. Se non si è chiari su quelli che sono gli obiettivi della valutazione, allora la valutazione stessa diventa molto difficile e impossibile. E una delle cose di cui ci siamo resi conto, che per esempio l'Australia e Nuova Zelanda hanno fatto molto bene, sono stati in grado di individuare gli obiettivi, lo hanno fatto, hanno stabilito gli obiettivi con la partecipazione degli insegnanti stessi, si sono concentrati appunto su quello che è l'ambiente scolastico, qual è la qualità di questo contesto in ciascuna classe, rispettando i rapporti di forza, la cultura, come si gestisce la classe, come si gestisce il comportamento degli studenti. Tutti questi aspetti devono avere lo stesso peso all'interno della valutazione, e vedete che l'indagine PISA mostra che ci sono grosse differenze da un paese all'altro, da una scuola all'altra, e solo una piccola parte viene attribuita al contesto socio-economico. Invece molto ha a che vedere con dove è collocata la scuola. Poi la qualità riguarda anche le istruzioni, le consegne, comunicare bene, impegnare gli studenti a dare il feedback, a dare il loro feedback. Sono questi tutta una serie di criteri utilizzati da molti paesi OCSE per cercare di stabilire gli obiettivi. Si tratta di programmare, di preparare alla valutazione, come gli insegnanti appunto dimostrano la conoscenza dei contenuti, del linguaggio, della pedagogia, degli studenti, gli obiettivi, come mettere a punto una didattica che sia coerente. Per passare un test c'è bisogno di molta esperienza, esperienza anche conoscere la scuola, conoscere il contesto, e questo è l'aspetto più difficile. Questo è il cuore di ogni sistema di valutazione, cioè i risultati ottenuti dagli studenti. Si vogliono incentivare i professori a collaborare maggiormente con le famiglie, con l'ambiente circostante, con la comunità, con la collettività. E in Finlandia, per esempio, se sei preside in Finlandia, due terzi del tempo viene trascorso nella scuola, ma un terzo anche ci si rende conto che si è responsabili anche di tutto il contesto, di tutta la collettività, quindi un terzo del tempo viene trascorso dal preside a creare collegamenti con la collettività. Se invece si è preside in Giappone, stessa cosa, si investe molto nel rapporto con le famiglie, perché chiaramente a lungo termine anche i risultati, il rendimento degli studenti dipende dalle famiglie da cui avvengono. Quindi questo riguarda i criteri. E poi molti standard, i vari paesi diciamo hanno problemi di standard. Poi dove sono gli strumenti? Cosa si va a valutare? Gli strumenti di valutazione sono molto diversi
diversi da un paese all'altro, in particolare l'osservazione in classe all'interno del contesto scolastico, dell'istituto scolastico. Sono certo che ogni insegnante si concentra e cerca di osservare quello che fanno i colleghi, però non è molto, la prevalenza di questo aspetto non è cospicua. Qui avete l'incidenza, la qualità, e qua potete vedere che molti professori non hanno mai visto come vanno le cose in un'altra classe che non sia la loro, non ha mai osservato quello che fanno i loro colleghi. E perché? Perché non c'è la cultura. Quindi l'osservazione anche di quello che avviene in altre classi. Potete vedere questo quando c'è apertura, quando c'è cultura della trasparenza, si tende a collaborare di più tra colleghi e questo ha risultati forti sul migliorare gli esiti. Poi chiaramente gli insegnanti devono anche essere in grado di stabilire le loro priorità, controllare quella che è la loro didattica, i test somministrati. Il Messico è stato il primo paese a introdurre i test per i professori e anche a livello OCSE noi abbiamo visto quali è, abbiamo diciamo valutato le capacità, le abilità matematiche dei professori e non siamo stati in grado di confrontare, il settore in blu che è quello dei professori universitari. Molti paesi, gli insegnanti non è che facciano meglio o peggio dei professori universitari. Ma l'Italia è un caso interessante perché i laureati non vanno troppo bene in matematica, non ci sono molti laureati in matematica, però i professori fanno peggio confrontati con i loro colleghi dell'insegnamento universitario. Allora, come valutare questo? È facile fare questo in sport, in storia, in scienze sociali, ma diventa difficile invece in altre materie fare il confronto. Poi anche l'autovalutazione di ogni singolo istituto scolastico, questa è una leva molto potente per migliorare. E poi chiaramente c'è la valutazione da parte di valutatori esterni. Appunto il dottor Oliva vi ha presentato quello che è l'approccio del Regno Unito. Gran parte del loro successo è dovuto a questo forte sistema ispettivo dell'Ofsted. E l'agenzia valutativa non solo dice alle scuole quanto vanno male, ma ha un mandato, ha le risorse anche finanziarie per generare un cambiamento positivo nelle scuole. Quindi sono questi gli strumenti. E poi gli esiti degli studenti in termini di apprendimento, quindi rendimento degli studenti. Senza entrare nel dettaglio, qui avete tutta una serie di informazioni su come vengono raccolti i dati sul profitto degli studenti, quali sono le conseguenze. E in particolare vedete che l'Italia ha un buon sistema di misurazione del profitto degli studenti. I test che sono stati messi a punto per le scuole sono di elevata qualità, sono molto buoni e vengono utilizzati così come in altri paesi. Poi ci sono studi anche da parte degli stakeholder, dei gruppi di interesse. Qui siamo di nuovo sull'Italia, però se andiamo a guardare i paesi nordici, in Norvegia ad esempio, il sindacato degli insegnanti e le organizzazioni studentesche hanno collaborato per vedere come utilizzare il feedback da parte degli studenti in maniera, diciamo, proficua. E quindi sono messi insieme e hanno detto quali sono i criteri e i processi per fare bene, per far sentire la voce anche degli studenti. Ed è un esempio molto interessante, e così come anche per stabilire i criteri. Le organizzazioni dei insegnanti in Norvegia hanno partecipato moltissimo al processo di stabilire e creare gli standard, così come in Svezia vedete che sono meno organizzati i sindacati o queste parti di interesse, meno organizzati rispetto alla Norvegia, però lo stesso hanno partecipato a come ottimizzare il feedback di questo esercizio valutativo. E tutto questo
va bene se si utilizzano molte fonti, test, noi dell'Ocse ci concentriamo sempre su quelli che sono gli esiti degli studenti, ma anche l'utilizzo di molteplici fonti, e la Cina fa molto bene, ha tutta una serie di sistemi per valutare da visuali diverse, da un angolo visuale diverso, gli studenti e un preside. In Cina ha molto potere, però alla fine della fiera non è che si possa fare la valutazione concentrandosi soltanto su quello che è il contributo del preside, ma anche quello che fanno gli insegnanti. Quindi ogni singola parte è un pezzo del mosaico. Questi sono i paesi, a Singapore stessa cosa. Qui hanno un approccio più sistematico alla valutazione, hanno politiche standardizzate. Qua considero la matematica perché è l'unica materia su cui ci siamo concentrati nell'indagine PISA, però vedete che il 60% delle scuole a Singapore regolarmente si consultano con uno o più esperti, e questo ogni sei mesi per vedere come migliorare questi risultati. Quindi si parlano con esperti su come possono migliorare, e il 100% delle scuole elementari vedete che c'è un processo in corso, un processo sistematico per migliorare i risultati. Poi anche il feedback da parte degli studenti. Ogni istituto scolastico raccoglie i dati, questo a livello individuale, quindi una valutazione molto che va molto nel dettaglio. Questo appunto attraverso un processo di valutazione esterna e interna all'interno di ciascuna scuola. Ciascuna scuola registra i dati, fra cui anche i risultati dei test degli studenti. Fa parte questo della cultura di Singapore, ma il test non è l'unico strumento, ci sono varie altre misure del successo. E se si guardiamo a un approccio sistematico, il migliore esempio di questo tipo è proprio quello di Singapore. Questi sono gli strumenti, e sapete che la questione è chi fa cosa. Abbiamo imparato che se vogliamo il successo della valutazione deve essere un affare di tutti, cioè una politica pubblica per gestire, per avere le agenzie professionali adeguate come gli invalsi che avete qui in Italia, che sono fondamentali, e poi anche c'è un ruolo da parte degli ispettorati per poter insediare istituzioni che siano in grado di identificare i problemi. Lo scollegamento fra valutazione e l'ispezione è un problema. Se non si sanno i problemi, non si dispongono anche degli strumenti. Quindi c'è un ruolo per gli insegnanti e le organizzazioni professionali. Ed è questo, è molto sviluppato nei paesi nordici, nel Regno Unito, per esempio. Anche sta progredendo verso ruolo predominante degli insegnanti. Anche i paesi asiatici sono bravi in questo. Ci sono degli school leader in particolare, cioè dei coordinatori che hanno la capacità di far fronte alle conseguenze, e quindi utilizzare i risultati della valutazione nello sviluppo professionale degli insegnanti. Ovviamente c'è sempre un ruolo di primo piano per gli insegnanti. La valutazione non riguarda gli insegnanti, pur essendo importante il loro ruolo. Ovviamente molti dei sistemi di valutazione più efficaci assegnano un ruolo importante agli insegnanti. Questo è uno degli aspetti. Se non abbiamo una struttura di carriera per gli insegnanti con una crescita professionale, la valutazione non ha senso. Che senso ha valutare senza un ruolo preciso a livello professionale? Queste sono aree molto interconnesse e riguarda chi fa cosa, e tutte queste tre elementi contano. Bisogna essere chiari in base allo scopo, ai processi e chi fa qualcosa. Voglio concludere con alcuni risultati, dati statistici, quello che abbiamo scoperto a livello importante. Ha a che fare con l'allineamento e le sinergie nella valutazione e nei quadri valutativi.
in Norvegia, Cile, Regno Unito e Australia sono molto bravi nell'approccio olistico alla creazione di un quadro valutativo, creando sinergie fra vari componenti, quindi valutazione delle scuole, del sistema, degli insegnanti, diversi punti di vista messi insieme e fanno parte della valutazione. Il focus sul miglioramento della pratica in classe. Vorremmo mostrarvi quali sono i risultati appunto in questo riguardo. E ancora una volta ci sono buoni esempi sia in Europa ma anche in altre parti del mondo come in Nuova Zelanda, valutazioni che devono avere un valore educativo da comunicare agli insegnanti. Se gli insegnanti non vedono gli strumenti valutativi come validi per loro, non possono investirvi gli sforzi necessari, creare benefici pratici. Si tratta di una valutazione multilivello che coinvolge non solo il governo ma che ha un valore concreto per le scuole stesse. A questo ovviamente ci sono anche contatti a livello PISA. Quest'anno offriremo alle scuole di fare test PISA per migliorare le cose. Ma è molto importante collegare il lavoro alle scuole. Le distorsioni devono essere sempre evitate. Si è parlato della questione di insegnare in funzione del test. Come assicurare che il quadro non sia distorto dagli stessi strumenti e le lezioni da imparare? I paesi che hanno una buona esperienza, Danimarca, Inghilterra, esempi di gestione di questi tipi di problemi per assicurare che gli insegnanti vedano la valutazione come uno strumento per riflettere su come cambiare le pratiche di lavoro. Ma ci sono dei rischi al varco. Bisogna comunque mettere gli studenti al centro, immaginarsi qual è il valore della valutazione in loro funzione. È facile da dire, ma ovviamente la Norvegia e la Finlandia ci sono esempi di eccellenza. Aumentare capacità a tutti i livelli, la valutazione non è qualcosa che è fatta a livello governativo, deve avvenire in tutto il sistema per creare un tipo di capacità valutativa a tutti i livelli del sistema. Questo è importante. Gli insegnanti avranno bisogno di buona formazione, specialmente quando si parla di valutazione formativa, cioè per l'apprendimento, strumenti e formazione, come utilizzare la valutazione, i risultati. Le scuole devono potenziare le loro capacità di gestione dati. Siamo stati molto bravi nella produzione di dati per le scuole, ma bisogna anche aumentare la capacità delle scuole di utilizzarli e anche uno sforzo centralizzato di creare un knowledge base con l'utilizzo, con un supporto a favore dell'utilizzo delle informazioni. Gestione delle necessità locali. Molta della variabilità di performance è fra enti locali, le varie regioni. Guardiamo alla regione del Trento, ben performante rispetto alla Calabria, il sistema meno performante. Molta variabilità, e quindi capire da parte della regione di utilizzare le informazioni. Anche in Europa dell'Est ci sono disparità regionali, ma si è potuto anche rafforzare la capacità a questi livelli. Infine, attenzione all'implementazione delle politiche. È facile concepire un buon sistema, ma è difficile implementarlo bene, e questo tipo di cose impiegano del tempo per poter essere realizzate. La storia decennale di Invalsi è un esempio che ha creato proprio questa struttura senza precedenti. È importante costruire consenso fra gli stakeholder, gli insegnanti, i presidi, ed è sempre un'agenda, un programma d'azione controverso sulla base dell'esperienza OCSE. Ovviamente non c'è mai una soluzione facile. I cambiamenti sono accettati quando si è parte di un cambiamento. Ci insegnano molto al riguardo la Norvegia e la Finlandia.
Questi sono alcune informazioni, molto più può essere trovato nella nostra documentazione, e qui trovate gli indirizzi per poter ulteriormente approfondire il problema. Se ci sono poi domande, sono a disposizione. Grazie. Grazie molte ad Andreas Schleicher, che in pochissimo tempo ci ha restituito, direi, un panorama molto interessante, che ci conferma che i sistemi di valutazione sono veramente in continua evoluzione. Anche i paesi che stanno scommettendo su questo, insomma, l'esempio dei paesi asiatici credo che sia assolutamente emblematico, iniziano ad avere dei risultati interessanti. Ora, la mattinata prosegue così. Ci sarà un intervento contenuto nell'arco dei 15, come previsto, dei 15 minuti. E poi a questo punto, siccome siamo molto interessati, daremo la parola al Ministro, perché così ha anche un po' più di spazio dopo questi interventi. E Attilio Oliva ripercorrerà, diciamo, un'esperienza italiana di valutazione, una sperimentazione del Ministero sulla valutazione degli insegnanti, poi interverrà il Ministro e Paolo Sestito ci dà invece il panorama di quella che è la situazione italiana rispetto alla valutazione. Prego. Grazie. Allora, questi sono i risultati del rapporto di ricerca sul progetto sperimentale MIUR Valorizza, che, come si sa, è un approccio reputazionale per la valorizzazione degli insegnanti meritevoli. Per costruire un sistema nazionale di valutazione, che era l'obiettivo. Lo scenario politico è che finalmente, dopo un'attesa di anni e un contrastato impegno di tanti ministri, il Sistema Nazionale di Valutazione è stato istituito. E proprio il nostro ministro qui presente ha dato il via libera alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi di questo siamo tutti contenti, e per questo in questa relazione noi trattiamo il problema della valutazione degli insegnanti, che è uno dei tasselli. Il Ministero ha insediato a questo fine un comitato tecnico scientifico nel 2010. Il comitato e il MIUR convengono che la valutazione della professionalità degli insegnanti è uno dei tasselli decisivi, insieme ovviamente alla valutazione degli apprendimenti via test, il lavoro degli invalsi e la valutazione delle singole scuole e dei loro presidi, che dovrebbe essere fatta nelle intenzioni di questo disegno, di questa legge. Non a caso c'è una legge. La legge 150 del 2009 prevede la valutazione di tutti i dipendenti pubblici. Tuttora invece è in attesa di applicazione nella scuola. La scuola, per la sua complessità, non l'ha ancora adottato. Questo era l'obiettivo di quel momento per rispondere a quella legge. Perché valutare gli insegnanti? Per la banale ragione che la professionalità degli insegnanti è un tassello decisivo per migliorare gli apprendimenti degli studenti. È tutta la mattina che tutti i relatori convengono su questo punto. Così il Comitato Tecnico e il MIUR hanno elaborato il metodo Valorizza, che tenendo conto di precedenti indagini, anche tenendo conto di precedenti indagini scientifiche sulle opinioni degli insegnanti. Questo è importante dirlo, è l'indagine Nomisma su un campione di 5.000 insegnanti, ha riconosciuto che sull'opinione dei docenti all'introduzione di un sistema di riconoscimento del merito viene fuori che è d'accordo 2/3 degli insegnanti, in disaccordo il 17, né d'accordo né in disaccordo il 15, non risponde il 2. Questo dato sembra incoraggiare la domanda che gli insegnanti stessi hanno di un qualche riconoscimento, di una qualche feedback, di qualche valutazione. L'altra indagine importante di cui si è tenuto conto è la terza indagine sugli insegnanti fatta dallo IAR nel 2009, su 4.000 insegnanti, quindi campioni importanti. In questa indagine veniva fuori che l'opinione dei docenti su alcune tecniche di valutazione erano
massima preferenza per l'autovalutazione dei docenti, per l'autovalutazione di un gruppo di docenti, per questionari agli studenti, per osservazioni sistematiche da parte del preside, mentre c'era una massima contrarietà per la valutazione in base ai risultati dei test degli apprendimenti, per la valutazione di un ente esterno e per la valutazione di un esperto esterno. Quindi gli insegnanti sono gelosi, a me pare anche giustamente, di una autovalutazione interna all'ambiente scolastico dove tutti sanno cosa succede e sono resistenti all'arrivo di un qualsiasi esperto che arriva da fuori che giudica la vita e la carriera di una persona. È importante avere chiari gli obiettivi di Valorizza, questo è il punto chiave. Il primo è riconoscere gli insegnanti meritevoli con integrazioni retributive e d'immagine. Due cose, la retribuzione e l'immagine, il prestigio, per valorizzare il loro impegno. La seconda è stimolare un'emulazione positiva tra gli insegnanti che allarghi l'area dell'eccellenza professionale. La terza è far emergere in ogni scuola, questo è un punto molto importante, le personalità più apprezzate dalla comunità scolastica, tra cui scegliere le più idonee per incarichi ulteriori di middle management o addirittura di vertice. Il quarto è attirare i laureati migliori a questa professione. È un punto su cui gli americani hanno insistito, il nostro amico americano ha insistito molto, attirare i laureati migliori alla professione con prospettive di possibili maggiori riconoscimenti remunerativi di prestigio e di carriera, naturalmente per i meritevoli. Oggi questa prospettiva non c'è. Chi viene a lavorare per la scuola lo fa o per passione o per missione o per altre ragioni. E quindi il quinto era indurre nei docenti un'abitudine all'autovalutazione. Problema di fondo, come identificare e premiare gli insegnanti meritevoli, cioè quelli che si distinguono per un generale comprovato apprezzamento professionale all'interno di ogni scuola? Infatti va precisato che Valorizza non è un metodo per la valutazione di tutti gli insegnanti, ma è un metodo per identificare e premiare solo quelli meritevoli. Quindi ha i suoi limiti, serve a questo. Non può avere un valore formativo, altre cose, altri investimenti bisogna fare in quel caso. Il CTS ha fatto suo un assunto di partenza. In ogni scuola c'è un largo accordo su chi siano gli insegnanti meritevoli per la reputazione di cui godono in quello specifico contesto. Questo ce lo ricordiamo tutti, quando eravamo a scuola, anche insegnanti di altre sezioni, parlavamo tra giovani studenti, tutti sapevano più o meno chi erano quelli bravi e quelli meno bravi. Il problema è come documentare e rendere trasparente questa opinione diffusa. Infatti, insegnare è un mestiere molto complesso. Per insegnare sono necessarie molte qualità, ne cito qualcuna: conoscere la disciplina, saperla trasmettere, saper motivare gli studenti, saper valutare gli studenti, sapersi relazionare con i colleghi e con l'organizzazione, sapersi relazionare con le famiglie, aggiornarsi costantemente, in sostanza restare in presa anche con i giovani. Sono competenze diverse, tutte importanti, ed è difficile pesarle e attribuire un valore analitico ad ognuna. È anche poco utile, questo è un punto chiave su cui la Commissione ha lavorato, perché il loro bilanciamento ideale cambia a seconda dei contesti scolastici. Probabilmente nelle scuole di Scampia è più importante motivare gli studenti che non relazionarsi con le famiglie che ignorano totalmente la scuola e non vanno mai a parlare con i professori, e quindi è una fatica improba per quegli insegnanti rapportarsi alle famiglie. Allora, le tecnicalità che Valorizza ha messo in campo sono state le seguenti. Ha riguardato 33 scuole di Campania, Lombardia e Piemonte di vario ordine. Le scuole si sono volontariamente candidate con una delibera dell'Assemblea dei Docenti, del Collegio dei Docenti. Sono stati valutati solo i docenti che ne hanno fatto richiesta, che sono stati circa 2/3.
Il processo è stato quindi gestito interamente all'interno delle scuole. Per scelta del MIUR non potevano essere giudicati meritevoli più del 30% dei candidati, a cui è stato poi attribuito un bonus individuale di una mensilità extra. Questo era il meccanismo. Quali competenze valutare? In Italia non esiste, ahimè, ancora un profilo professionale degli insegnanti codificato, che abbiamo visto invece che esiste in Inghilterra in maniera molto precisa e a cui tutti fanno riferimento. In Italia sono solo indicate nel contratto di lavoro generiche competenze professionali, che sono quelle disciplinari, le psicopedagogiche, le metodologico-didattiche, le organizzativo-relazionali, di ricerca, documentazione e valutazione. Questi sono gli unici elementi a cui far riferimento, un elenco freddo come questo. Chi ha effettuato le scelte? Il Collegio dei Docenti ha eletto due docenti di ruolo in servizio nella scuola da almeno 3 anni, che insieme al dirigente hanno formato il nucleo di valutazione. Quindi, in sostanza, il dirigente era in minoranza, se volete. Il nucleo di valutazione è stato l'unico soggetto decisionale. Questo è il punto chiave, questi 3 signori. Il presidente del consiglio d'istituto aveva diritto a partecipare al nucleo senza diritto di voto. Gli strumenti a disposizione di questo nucleo di valutazione, quali sono stati? La conoscenza diretta dei candidati, ovviamente, un questionario di autovalutazione dei candidati molto serio e molto complesso, un curriculum vitae dei candidati sul modello europeo, indicazioni da parte dei genitori e degli alunni fatte attraverso questionari, indicazioni degli alunni del 4° e 5° anno della secondaria, anche queste attraverso questionari. Attenzione, questi strumenti non avevano pesi specifici predefiniti e hanno avuto quindi solo un ruolo ancillare rispetto al libero giudizio del nucleo. Il nucleo si è servito di tutti questi strumenti, ma non ha dato pesi specifici ad ognuno. E allora, come si è in sostanza valutato? Come ha operato il nucleo? La filosofia di Valorizza e la sua originalità consiste nell'essere una valutazione olistica, anziché una procedura analitica complessa e pesata delle singole competenze, che abbiamo visto difficile, ardua, complessa e probabilmente anche inutile, perché dipendono dai contesti. Una valutazione reputazionale da parte della comunità scolastica e non da soggetti esterni, esattamente come quell'indagine che ho detto all'inizio raccomanda, l'indagine sull'opinione degli insegnanti. Una valutazione contestuale, e questo è un punto fondamentale, cioè valida solo all'interno di ogni specifico ambiente scolastico. Non c'è un insegnante bravo in astratto, fare una classifica di 700.000 insegnanti è semplicemente un'impresa folle, ma certamente in ogni scuola tutti sanno chi sono i migliori, o questa era l'ipotesi di fondo che ha guidato Valorizza. Il risultato è stata una valutazione non soggettiva, arbitraria, ma intersoggettiva da parte della comunità scolastica. Questa è una finezza non verbale, è molto importante. Se tanti giudizi di soggetti diversi, pur senza criteri e pesi predefiniti per le varie caratteristiche dell'insegnante, convergono, allora vuol dire che il giudizio è tutto men che arbitrario, anche se fatto da una somma, da un aggregato di giudizi soggettivi. Il risultato è stato proprio una forte convergenza tra le opinioni dei 3 membri del nucleo di valutazione. In particolare, mediamente 2/3 dei premiati di quel 30%, cioè il 20%, sono stati indicati all'unanimità dai 3 membri del nucleo. Il restante terzo, l'altro 10% da 20 a 30, è stato indicato da 2 membri del nucleo. Nessuno è stato discusso al di là di questi. Risulta allora forse confermato l'assunto di partenza che in ogni scuola
per reputazione c'è largo accordo su chi siano gli insegnanti meritevoli. Questa esperienza sembra averlo dimostrato. Ma ci si chiede, no, ma si è chiesto anche un giudizio all'OCSE, che ha lavorato come critical friend e ha seguito però l'esperimento. Siamo andati a Parigi, gliel'abbiamo fatto vedere, l'abbiamo spiegato, sono venuti qua, eccetera, eccetera. Il giudizio era chiuso in una lettera che l'OCSE scrisse al MIUR, in allora, dove ho stralciato: valorizza, è un approccio nuovo ed estremamente interessante per la valutazione degli insegnanti meritevoli, un contributo molto importante al dibattito internazionale. E l'OCSE e Schleicher, che è qui, ha invitato il Ministero a illustrare questa sperimentazione nell'International Teacher Summit del maggio scorso, che si è svolto ad Amsterdam. E per gli sviluppi futuri cosa dice l'OCSE? L'OCSE raccomanda, questo è il difetto che ha trovato nel sistema, che il MIUR e la comunità professionale sviluppino comunque un profilo professionale, un set di caratteristiche professionali che definisca chiaramente che cosa si intende per insegnante eccellente, perché come vi ho detto prima non c'è solo il contratto che dice che devono avere quelle competenze. Quindi questo profilo è un elemento essenziale per un futuro, per portare avanti un'esperienza di questo genere. Cosa è successo? Che il Ministero, fatta questo esperimento, ha proposto, e noi abbiamo generosamente accettato anche a nostre spese di farlo, una ricerca indipendente sulla sperimentazione Valorizza. Fin dall'avvio della sperimentazione, il MIUR ha affidato all'Associazione 3L, alla Fondazione per la Scuola, il cui presidente è qui, l'incarico di svolgere una ricerca con 3 mandati. Il primo era validare il progetto e i suoi risultati finali. Il secondo era sistematizzare i suggerimenti provenienti dalle scuole e dagli interlocutori qualificati, le critiche, le modifiche e quant'altro. Il terzo era formulare suggerimenti al Ministero per un eventuale futuro di Valorizza. Le fasi della ricerca sono state 3. La prima è stata l'osservazione sul campo durante il processo. Gli esperti delle fondazioni hanno assistito ai lavori del collegio dei docenti e dei nuclei senza interferire e con vincolo di riservatezza, cioè hanno assistito per vedere cosa succedeva. Nella seconda fase è stata una validazione del metodo a posteriori, una vera e propria controprova. Sottolineo questo aspetto che è molto importante. Con nuovi questionari che sono stati fatti a tutti i docenti della scuola, candidati e non candidati, premiati e non premiati, con altri questionari rivolti all'utenza, genitori e studenti, e con interviste in profondità a vari attori delle scuole. Adesso dirò poi cosa c'era in questi questionari. Nella terza fase è stata la formulazione dei suggerimenti che il Ministero ci aveva chiesto per l'eventuale futuro. Cos'erano questi questionari controprova? Si è cercato una controprova per verificare a posteriori se le decisioni dei nuclei avevano riscosso l'approvazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, con particolare riferimento a un punto. Quale? Tra i docenti indicati come meritevoli, ce n'era qualcuno che non avrebbe dovuto essere indicato? Questa era la prova del 9 per sapere se quelli avevano lavorato in maniera convergente all'opinione anche di chi era contrario, perché ho detto che hanno partecipato solo 2/3, un terzo non ha voluto partecipare. Il risultato di questa seconda controprova, indagine che abbiamo fatto noi fondazioni dopo, è stato un accordo unanime di docenti e utenti per 2/3 dei premiati. Cioè, come vedete, tutto gioca sempre sui 2/3, sia le valutazioni. Visto che sono stati premiati il 30%, vuol dire che sul 20% iniziale c'è una convergenza totale. Sul 10%, dal 20 al 30, ci sono anche opinioni diverse, anche se convergono. Quindi uno potrebbe dire, se vuoi essere certo di non sbagliare o sbagliare poco, premiane solo il 20. Questo però non è il consiglio che le due fondazioni danno. Un altro risultato è stato che, scusate,
è stato che le scuole hanno apprezzato un modello di valutazione affidato alla comunità scolastica, un atto di fiducia del MIUR verso l'autonomia e la responsabilità delle scuole, la corretta rilevanza attribuita al contesto nel quale la scuola opera. Questo è stato molto apprezzato dai docenti. Così la totalità dei dirigenti ha espresso la volontà propria e dei rispettivi collegi di aderire ad eventuali ulteriori sviluppi di Valorizza. Abbiamo verificato da tutte queste interviste un fortissimo bisogno del corpo insegnante di essere considerato un soggetto a cui fare attenzione, perché sono sempre stati lasciati soli nel loro mestiere. Valorizza è una scorciatoia? Questa è una critica che è stata fatta. È troppo semplice? È troppo banale? A differenza di metodi già praticati in altri paesi, e ce li hanno raccontati stamattina, quelli complessi, valore aggiunto, test, analisi longitudinali, voi capite che sono operazioni costosissime, complessissime, dibattibili anche quelle, perché non c'è niente di perfetto a questo mondo, allora è venuto fuori che Valorizza, devo dirlo, questo è il giudizio che noi abbiamo dato, è un metodo di valutazione molto pratico, molto veloce, si fa in poche riunioni dentro a una scuola. Non costoso, non costa nulla allo Stato, non si sottraggono risorse ai premi, cioè il metodo non mangia risorse, le risorse è meglio lasciarle agli insegnanti da premiare. E sembra efficace anche per l'OCSE. E concludo. I suggerimenti, tre suggerimenti che le due fondazioni hanno dato al Ministero. Il primo, che visto che un numero esiguo di scuole sono state coinvolte, si potrebbe ripetere la sperimentazione su un più ampio numero di scuole per perfezionare il metodo e validarlo ulteriormente. Il secondo suggerimento è che, e questo è molto importante, mi farebbe piacere se il Ministro mi sentisse su questo punto, che è delicato, perché è molto problematico, abbiamo pensato molto, magari ci sbagliamo, ma abbiamo messo tanta attenzione a questo aspetto. I meritevoli ricevono bonus individuali per 3 anni consecutivi, se rimangono nella stessa scuola, non se ne vanno, e quindi anche per favorire una certa permanenza, perché è nel contesto che sono stati valutati bravi, in quel contesto. Ogni 3 anni la scuola replica Valorizza e può premiare gli stessi o altri insegnanti, e quindi rivedere certi giudizi o altri insegnanti che sono entrati, che sono giudicati, garantire un certo allargamento dei premiati. I bonus individuali sono significativi, ma non sono garantiti a vita. Questo è un punto che l'OCSE ha apprezzato molto, perché il rendimento di un insegnante cambia molto nel tempo, e hanno insistito e ci hanno consigliato questo, di non fate delle cose che durano a vita, che possono essere sbagli. Questo è un sistema che a tornate annuali, ogni 3 anni, impedisce una distribuzione di soldi a pioggia, perché ci vogliono 10 anni per fare 3 giri, e dà dei premi significativi. Noi abbiamo raccomandato che non sia un mese, ma almeno 2, per essere significativo e attrarre bravi laureati a questo mestiere. E l'ultima cosa, abbiamo suggerito che i meritevoli ricevono anche un titolo per prestigio di insegnanti esperti, abbiamo detto, si possono inventare altri nomi. Il prestigio negli Stati Uniti è una cosa molto importante, in Italia forse un po' meno, guardiamo più alle cose prime, ma invece io penso che sia molto importante per gli insegnanti tornare a casa a dire: io sono stato dichiarato un insegnante esperto, non sono uno dei 700.000, sono qualcosina di più, me l'hanno riconosciuto. Il terzo e ultimo suggerimento, e questo è il punto chiuso e chiudo, è che, siccome tutti sappiamo che in Italia la valutazione degli insegnanti non è del tutto matura, non c'è una cultura disponibile, c'è molta contrarietà, particolarmente da parte del sindacato o di alcuni sindacati. Noi siamo consapevolissimi di questo, ma questo sistema che suggeriamo adesso potrebbe essere il modo di avviare un percorso morbido
di diffusione graduale di Valorizza. Solo sulla base dell'adesione facoltativa delle scuole con libere scelte, cioè le scuole che lo vogliono fare, con un ministero che costituisce un fondo di un certo importo e lo rimodula anno per anno in ragione della domanda che le scuole di adesione delle scuole a praticare questo, e da ultimo Valorizza si potrebbe sviluppare così a macchia d'olio solo se gradito alla maggioranza degli insegnanti delle singole scuole che devono votare per averlo, e quindi questo potrebbe essere un modo a nostro avviso intelligente di non imporre niente, di lasciarlo fare solo a chi vuole, a chi è maturo, e vedere come funziona. Si fa presto, se non funziona, a piantarlo lì, o si fa presto a finanziarlo di più se crescesse. In sintesi, e questa è la chiusa, è un atto di fiducia ponderato nell'autonomia e responsabilità delle scuole, riconosce con tornate triennali i meriti al 30% di insegnanti con titoli per prestigio e maggiore remunerazione, senza impegni salariali a vita. Stimola l'autovalutazione degli insegnanti e l'emulazione verso i meritevoli, favorisce in ogni scuola l'individuazione di un vivaio di risorse professionali apprezzate da cui attingere anche per auspicabili funzioni di middle management e di vertice che la scuola oggi non riesce a darsi, crea maggiori possibilità di attrarre l'insegnamento a laureati di qualità, diventano possibili infatti più alte remunerazioni e carriera, consente al Ministero di graduare l'impegno di spesa con un tetto annuo prefissato a seconda dell'andamento dell'esperienza. Grazie. Grazie. Bene, chiederei ora al Ministro di intervenire.